Ma dove cazzo sei? Hai scritto così, eh? Vai avanti, ti prego, ti scongiuro, ti do dei soldi se vai avanti. Scusate. Ma dove cazzo sei? Ti ho telefonato almeno 4 volte, non rispondi mai. Il tuo cellulare suona a vuoto, come quello dei mariti adulteri o delle amanti offese. La sequela interminata degli squilli lascia intendere o la tua attiva renitenza o la tua soave distrazione. E non so quale sia dei due, non rispondo, il più offensivo. Per non dire della mia ansia quando non ti trovo, cioè quasi sempre. Ho imparato a relegarla tra i miei vizi, non più tra le tue colpe. E non per questo è meno greve da sopportare. Ogni sirena di ambulanza, ogni riverbero luttuoso dei notiziari scoperchia la scatola delle mie paure. Vedo motorini schiantati, risse sanguinose, overdosi fatali, forze dell'ordine impegnate a reprimere qualche baldoria illegale. Leggo, con avidità masochista, le cronache esiziali del tuo branco, quelli schiacciati nella calca dei rave party, quelli fulminati dagli intrugli chimici, quelli sgozzati in una rissa notturna in qualche anonimo parcheggio di discoteca, quelli pestati a morte da gendarmi indegni della loro divisa. Una fragilità materna, non preventivata, rammollisce il mio aplomb virile. Mi rendo conto di sommare le due debolezze, la smania protettiva della madre, le pretese di rettitudine del padre. Mi vedo soccorrerti e contemporaneamente sgridarti. Caricatura schizofrenica dell'autorità. Autorità. Attorno a questa parola organizzo da quando sei nato convegni tanto pomposi quanto inconcludenti. Ciascuno dei relatori alla mia faccia è un'assemblea dei miei cocci intellettuali che cercano la perduta unità, ciascuno rinfacciando agli altri la loro insipienza. Titolo ideale di questa farraginosa convention dovrebbe essere: quante volte invece di mandarti a fare in culo avrei dovuto darti una carezza? Quante volte ti ho dato una carezza e invece avrei dovuto mandarti a fare in culo? Allora, no, mentre leggevi mi veniva in mente una cosa, appunto una parentela che hanno molto forti i due libri adesso e soprattutto pensando a questo personaggio di padre. Che nel mio libro io parlo molto dei reazionari, no? Dico che la sinistra è stata reazionaria, cioè un tipo di persona di sinistra pur reazionario che insomma è stato un po' il centro di questo paese. E secondo me il personaggio del padre nel racconto di Michele rappresenta moltissimo questa tipologia di reazionario all'inizio del libro, nel senso che è colui che comincia a dire: questo qui che c'ho in casa è un marziano. La cosa bella del libro, secondo me, è proprio questa redenzione del reazionario. Il vero eroe comico del mio libro, nonché il vero bersaglio comico del mio libro, e questo i lettori lo sanno, è il padre e non il figlio. Già si intuisce da questo inizio, e tu sei stato bravissimo a rendere, ti viene anche naturale, il tono un po' nevrastenico del padre. Il figlio nel libro è un mistero, non parla quasi mai, sì, lascia queste tracce. Questo qui peraltro è il cronista che parla, non lo scrittore. Cioè, insomma, mi sono limitato a fare un reportage di ciò che effettivamente non un figlio, ma numerosi figli e i loro amici, le loro fidanzate hanno lasciato in casa mia. Quindi lì, insomma, l'inizio è, diciamo, direi è verismo, è quasi verghiano, insomma. Il 22 giugno 1974, al 78esimo minuto di una partita di calcio, sono diventato comunista. Già 4 anni prima mio padre era venuto a svegliarmi una notte per dirmi: devi venire a vedere, è una partita bellissima. L'aveva fatto, credo, perché mentre Italia e Germania continuavano a segnare, si era sentito solo e aveva dubitato che stesse accadendo per davvero. Aveva bisogno di un testimone. Ma come ti sei vestito? Da comunista? Qualsiasi cosa farò che non sarà in sintonia con quello che pensa lui, sarà da comunista. Fino a quando non capirò che una sua teoria precisa sul comunismo ce l'ha. Un'idea del comunismo generica e onnicomprensiva, una minaccia come un asteroide nei film di fantascienza, della quale dire soltanto e sempre: poi voglio vedere se viene veramente. Faccio il comunista, ma poi vado a chiedergli le chiavi della macchina.
un concetto che non ho mai compreso fino in fondo. Guardatelo, dirà rivolto a mia madre, come se lei da sola condensasse un intero pubblico. Guardatelo, fa il comunista con i soldi di papà. Voglio vedere se poi viene veramente. E poi, poiché sosterrà che non si capisce bene cosa sia sto comunismo, lo chiederà a me con aria minacciosa, perché dirà non solo che faccio il comunista, ma che lo faccio tanto. Tu che fai tanto il comunista, spiegami che significa. E poi si girerà verso mia madre e il suo pubblico ipotetico e dirà, alzando ancora di più la voce e agitando le braccia, «Eh certo, fa il comunista con il piatto a tavola, con la madre che gli lava i panni, e il bollo della macchina, chi te lo paga? Papà! Perché non te lo fai pagare da Berlinguer il bollo della macchina? Eh? Vai da Berlinguer, digli che sei comunista e chiedi se ti paga il bollo della macchina!» Mi ha molto colpito e non ci avevo riflettuto leggendo il libro, il momento in cui il figlio cerca di spiegare al padre che le cose sono più complesse di quello che il padre pensa. Siccome invece nel mio libro e ahimè anche nella mia vita sono io che cerco di spiegare a mio figlio che le cose sono più complesse di quello che lui pensa, il dubbio che ho è che la grande anomalia siamo noi, insomma. Non so se come figli o come padri, ma questa nostra fissazione bizzarra che le cose sono molto complesse, bisogna capirle fino in fondo, bisogna approfondirle, può darsi che sia un... noi siamo, diciamo, lo scherzo di natura della storia, nel maestoso succedersi delle generazioni siamo noi, insomma. Questo figlio del desiderio di essere come tutti è più incompleto nella sua complessità, nel senso che è vero che chiede complessità al padre, ma poi è il primo a sintetizzare, come nel 78esimo minuto. In fondo, diventare comunista al 78esimo minuto di una partita è comunque una specie di peccato originale, preciso, della sua vita pubblica in qualche modo, perché è quasi tutto emotivo il suo impegno politico, e più emotivo che razionale, o comunque sì, più emotivo che strategico. No, una domanda che volevo fare a tutte e due, veloce, brevemente, come quelle cose lì televisive, telegrafica, visto che io ho letto ad alta voce tutte e due, voi quando scrivete pensate che sia letto ad alta voce, leggete ad alta voce, sì, no? Spesso sì, ma questo perché ho scritto anche parecchio, tra l'altro anche per te, per il teatro, e quindi ogni tanto sento la voce di qualcuno che legge, che dice quello che sto scrivendo. Sì, devo dire di sì. Ogni volta che finisco una stesura, che mi sembra che il libro sia che abbia una struttura completa, comincio a leggerlo ad alta voce, lavoro su questo leggere ad alta voce. Devo dire, da qualche anno ho uno studio dove sto da solo, e questa cosa quindi non sembra la vita di un pazzo. C'hai un microfono, quando un amplificatore a casa, prova. Altre persone che mi vedono camminare e declamare queste cose. Il desiderio di essere come tutti. Siamo al salone del libro, Claudio. Salutiamo il Vaticano che è ospite. No, ecco, come sarà tradotto? In vaticanese, come sarà tradotto? Israiati sun cun nobis. Vabbè. È meglio finire qui. Allora, comunque le parole con cui finirei questa sono quelle che ha detto poc'anzi, poi abbiamo sporcato indegnamente da parte mia soprattutto, tu un po' meno tu, io un po' meno io. Secondo me vale sia per il tuo libro che per il tuo, no? Thank you.